Grida sempre ad alta voce, questa è casa mia, e puoi farlo da Bagnaria fino a Pavia. Grida forte che ti sentano fino a Breme, che la voce arrivi fino a Valle Salimbene. Perché dillo, non si batte, stateci vicino, come fanno anche gli amici di Vistarino. Qui vi tiene compagnia solo gente alla mano, che potete anche seguire da Novara a Milano. Cilavegna, poi Tromello fino all'Andriano, Gerenzago, Cigognola, passo pure ad Ottopiano. Quindi ora fa un sorriso che si comincia, gireremo insieme tutta la provincia. Carissimi, ben ritrovati ad una nuova settimana e ad una nuova puntata in compagnia di Dillo in Tour. Oggi, come sempre ad inizio settimana, ci occupiamo di una tematica da sviluppare insieme, e quella di oggi è davvero gustosa, ve lo garantisco, perché parliamo del ritorno in campo di Silvio Berlusconi, il quale ha presenziato qualche giorno fa ad un convegno della Lega Nord presso Bologna insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Guardate un po'. Matteo Salvini è salito al 26,7. Giorgia Meloni è addirittura al 16%. Silvio Berlusconi, dopo 3 anni di assenza dalle piazze e dalla televisione, è ancora al 25%. Sommate questi nostri 3 numeri e paragonateli con quelli di Renzi e del suo Partito Democratico. Con noi uniti in campo non ci sarà più alcuna possibilità di vittoria per il Partito Democratico e per il suo mai eletto Presidente del Consiglio. Insomma, Berlusconi, Salvini, Meloni e quindi Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia uniti insieme e coesi per andare a competere alle prossime elezioni, che se tutto va come deve andare dovrebbero essere nel 2018, ma data la ferma intenzione di entrambi gli schieramenti di anticiparle, probabilmente queste elezioni si svolgeranno tra la fine del 2016 e la primavera del 2017. E allora siamo qui per parlare della nuova destra. Che ne pensate? Benvenuti. Tu attenti al gorilla. Infatti lui sdegnato. Penso che voglia sostenere, visto che generalmente è un leader carismatico, voglia sostenere e riportare voti alla destra, magari non scenderà poi direttamente in campo, ma spianerà la strada ai giovani. A parte il centrodestra, Berlusconi, Salvini and company, mi riferisco esclusivamente a Berlusconi. Sono dell'avviso che quando una persona raggiunge una certa età dovrebbe ritirarsi, tutt'al più se vuole essere utile o al partito o alla nazione o ad altro, si presta gratuitamente all'interno senza esporsi, dando la sua esperienza che senz'altro sarà valida. Guardi, non ho fiducia in nessuno in questo momento, non credo che qualcuno mi possa proteggere. Non vorrei saperne niente di questo centrodestra. Ma direi Berlusconi mi ricorda Alessandro Dumas 20 anni dopo. Mi sembra che sia completamente fuori tempo. Se poteva avere qualcosa da dire 20 anni fa, al di là dei giudizi personali, 20 anni dopo ripetere esattamente gli stessi slogan mi sembra quantomeno un'immagine di obsolescenza. Ma guarda, onestamente non è che sono molto interessato alla politica dopo questi ultimi eventi, e quindi spero che, insomma, che chi vada al governo o chi resti riesca a trovare delle soluzioni quantomeno credibili per noi. Bene, se vuole tornare in campo faccia pure, si dovrà scontrare contro un paio di personcine. 2 o 3 dici? 2 o 3 mila. Ai fini pubblici uno di qualità lì, come tanti altri politici o non politici, dovrebbero ritirarsi come tutti. Ho tanti anni alle spalle, di elezioni ce ne sono state tante e non ho mai visto un miglioramento. Mi spiace doverlo dire perché l'Italia è il mio paese. Non ho fiducia, non c'è una persona di cui io possa dire oh, meno male, forse qualcosa succede. Insomma, sembra di essere tornati a 10 anni fa. Invece bisogna andare avanti, io penso, no? Che dici? Quanto allo schieramento, mi sembra un'ammucchiata che mi ricorda molto l'ultimo governo Prodi.
anche se sul fronte opposto, ma evidentemente c'è questa caratteristica della politica: quando uno non sa più cosa fare, prende la ramazza e raccoglie quello che può. Eh sì, perché se me lo consentite, questo nuovo centrodestra alle prossime elezioni con Matteo, Giorgia e Silvio come leader vincerà sicuramente le prossime elezioni. Alt. Queste erano le parole di Berlusconi. Fatto sta che, essendo che eravamo ad un convegno della Lega, la prima fila non ha molto gradito questa autocandidatura di Berlusconi come leader di questo nuovo centrodestra. In fondo Salvini è cresciuto davvero tanto nei sondaggi e quindi la Lega difficilmente accetterà Berlusconi leader di questa nuova unione. E in tutto questo la Meloni? Beh, la domanda è proprio questa. Ma secondo voi, chi è il vero leader di questo nuovo centrodestra? Eh? Il fenomeno Renzi dice che la crisi è passata. Vallo a raccontare alle 578 famiglie della multinazionale Michelin che rischiano di rimanere a casa dall'anno prossimo. Sono stufo. Io vorrei che le aziende italiane tornassero italiane dalla prima all'ultima, e su questo la politica può fare qualcosa. Certo, Renzi preferisce occuparsi di adozioni gay, ma con un paese di disoccupati neanche i gay possono mettere su famiglia. Il leader resterà, presumo, sempre Berlusconi. Sono stupito del fatto che Berlusconi si ponga come leader, questa è una cosa che non capisco, non l'ha mai fatto, quindi è una cosa nuova. Per il resto sono molto contento. Sei sarcastico o sei sincero? Sarò molto sarcastico, quindi niente, basta. Ogni tanto bisogna gettare la spugna, secondo me. Non ne ho la più pallida idea. Non vedo figure che possano essere considerate dei leader. Ma mi sembra che l'immagine di rilievo oggi sia quella di Salvini, anche se, essendo molto polarizzata, probabilmente porterebbe a vincere eventuali primarie e a perdere poi le elezioni. Ah, non si sa. La Meloni potrebbe essere. Ma per un elettore di centrodestra forse in questo momento Salvini. Secondo me Salvini, in quanto a popolarità, perché Salvini sa parlare bene. E non è che Berlusconi sappia parlare male, eh. Diamogli atto. No, è vero, Berlusconi da un certo punto di vista era molto teatrale nei suoi discorsi. Però Salvini, sai, con queste cose qua degli immigrati, ultimamente sta prendendo molti consensi. La Meloni. E poi nel convegno naturalmente se ne sono dette di ogni. Berlusconi ha paragonato Renzi al Duce, Grillo a Hitler, la Meloni ha paragonato Renzi e Fini a Staglio e Olio, e chi più ne ha più ne metta, ma d'altronde si sa come vanno queste cose. La domanda seria però per voi è: secondo voi, in previsione appunto delle prossime elezioni, sarà ancora stradominio del PD e di Renzi, oppure questo nuovo centrodestra avrà voce in capitolo e potrà dire la sua? Grazie a Silvio Berlusconi che ha aderito, grazie a Fratelli d'Italia nella piazza, una piazza che dimostra che c'è un'Italia che vuole ancora essere libera, libera dalla paura, libera dalla rassegnazione, libera di dire le cose come stanno, libera di scegliere. E noi qui oggi scegliamo di dire basta al governo del duo comico Renzi-Alfano. Avessimo avuto al governo Staglio e Olio, le cose sarebbero andate meglio. In questo momento credo che Renzi abbia ancora strada facile. Ah, dunque, paragonarlo a un dittatore, io dico sempre che in Italia ci vorrebbe un dittatore buono ed onesto, perché almeno si riuscirebbero a fare le cose. Altrimenti uno propone e gli altri disfano, e di conseguenza ci sono troppi interessi da soddisfare, compromessi e robe varie. Questo proprio non lo so, e non lo so, tanto più che per me non cambia nulla. Niente. No, non soltanto per me purtroppo, per la maggior parte. Io credo che le elezioni si terranno nel 2018, perché tutti hanno interesse a evitarle oggi, soprattutto chi blatera che le vorrebbe domani mattina. In realtà vogliono evitarle. Nel 2018 non so come sarà. Oggi non vedo nessuna forza antagonista seria a Renzi.
Ma non mi sembra credibile neanche Renzi, quindi sarà una bella battaglia tra il nulla. Comunque qualcuno vincerà. Eh beh sì, infatti, però nel nulla. Ce la si gioca, non si sa di... Cioè è dubbio, molto dubbioso. Ci sono molte variabili in campo, c'è anche altre forze in campo come il Movimento 5 Stelle e poi ci sono anche altri partiti minori. Probabilmente Renzi non vuole schiodare nessuno da lì e tante persone voteranno ancora Renzino. Quindi il tuo pronostico è? Io spero da un'altra parte, che non sia Renzi. Ma di solito chi arriva da destra ha la precedenza, no? Mi è piaciuta, ciao. E questo è quanto anche per oggi. Ve l'avevo detto che il tema era molto succoso e sicuramente torneremo a parlarne perché le prossime elezioni si avvicinano. Per oggi però è tutto. Ci vediamo domani negli stessi orari. O almeno questo dicono i sondaggi all'80%. Ciao cari. E allora dillo, e allora dillo.